Salute! Questo è un video di approfondimento su un argomento che si studia all'università e che ha notevoli implicazioni sia in matematica che in fisica. Mi riferisco alle serie di Fourier. Nel secondo video, dedicato all'oscillatore armonico, abbiamo imparato a sommare due moti oscillatori paralleli, cioè agenti lungo lo stesso asse. Allo scopo ti ho mostrato la tecnica dei vettori rotanti che ora ti ripropongo. Ecco, GeoGebra è ciò che avevo mostrato la volta scorsa. Abbiamo due vettori, R1 e R2, i quali ad un certo istante iniziale si trovano in una certa posizione, dopodiché cominciano ognuno di essi a ruotare con una propria velocità angolare costante. E quindi la punta di ciascun vettore rotante descriverà una circonferenza. All'epoca ci interessava il vettore risultante R, che è istante per istante la somma di questi due vettori, dei vettori R1 e R2. Ecco quello che avevamo visto a suo tempo. Le lunghezze di R1 e R2 sono fisse. Se osservate il vettore R, notate che varia sia in lunghezza che in direzione. Cioè, in generale, vi dicevo che il moto risultante non è un moto circolare uniforme, anche se i moti componenti lo sono. Potrei anche mostrarvi la regola del parallelogramma per farvi vedere che in effetti il vettore R è la somma di R1 e R2. Vediamo se ci riesco. 3, 4, 5. Vedete che si è formato un parallelogramma ed R è proprio la diagonale di questo parallelogramma istante per istante. A questo punto bisogna notare una cosa fondamentale per il prosieguo, e cioè che il vettore R determina un punto nel piano, questo, di cui è il raggio vettore, il quale, mentre questi due vettori ruotano, descriverà nel piano una traiettoria. L'aspetto essenziale adesso che bisogna cogliere è che questa traiettoria può essere vista determinata in due modi del tutto equivalenti. Uno è quello che ti ho mostrato prima con GeoGebra, in cui questi vettori rotanti sono centrati, sono applicati nell'origine di questo sistema di coordinate. L'altra descrizione: posso immaginare il moto risultante come due moti circolari in cui uno di essi è centrato nell'origine, mentre l'altro è invece centrato sulla punta del primo vettore. Siccome questo vettore qui non è altro che questo, quando questo qui ruota, allo stesso modo ruoterà questo. E quindi io posso immaginare il vettore risultante R come somma di questo vettore e di questo vettore. È la stessa cosa, si tratta del metodo punta-coda che conosciamo tutti. Per cui questo punto materiale, mentre si sposta e descrive una traiettoria, la descrive in virtù di questi due moti. Uno che avviene su questa circonferenza e un altro che avviene lungo questa circonferenza. L'ultima descrizione
è piuttosto suggestiva ed è stata in passato usata per spiegare il moto dei pianeti rispetto alla Terra immaginata ferma. Su Wikipedia trovi anche un approfondimento. Ecco qui la pagina di Wikipedia dove queste cose vengono trattate. La circonferenza più grande, quella che è centrata nell'origine del sistema di riferimento, si chiama deferente. Invece l'altra circonferenza, il cui centro si muove sulla prima circonferenza, si chiama epiciclo. Il metodo che faceva uso degli epicicli per descrivere il moto apparente dei pianeti, visti dalla Terra, considerata ferma nello spazio, è anche conosciuto come sistema geocentrico o sistema tolemaico. Questo sistema non è affatto sciocco o rozzo, è una semplice approssimazione ad una traiettoria. E quello che voglio subito mostrarti è che con solo due circonferenze si riescono a determinare una serie di traiettorie, alcune delle quali inaspettate. Qui troviamo appunto una deferente che ha il raggio più grande e poi un epiciclo realizzato da una circonferenza più piccola. I raggi sono rispettivamente questo qui e quest'altro. Per quanto riguarda le velocità angolari, possono essere fissate a piacere. Però qui in questo esempio, visto che si tratta di moti periodici, è necessario che il rapporto tra le velocità angolari sia un numero intero. Quindi per il momento accontentiamoci di questa visualizzazione. Quindi io ho la possibilità tramite N di stabilire il rapporto tra le velocità angolari. Vi mostro una prima animazione. Allora vedete che stanno ruotando entrambi i vettori. Il vettore V, il raggio vettore dell'epiciclo, ha una velocità angolare doppia, cioè mentre il vettore U esegue un giro completo, il vettore V ne ha realizzati due. Il moto è periodico e posso mostrarvi anche la traiettoria in un modo migliore, cioè posso mostrarvi la traccia. E potete notare che il moto è periodico. Possiamo mettere 3 per vedere che cosa accade. Si tratta di curve piuttosto curiose e anche, perché no, belle. Ma la cosa sorprendente è che se si scelgono R ed N in maniera opportuna si trovano anche delle traiettorie che a prima vista non sembrano possibili. Per esempio, deferente ed epiciclo di uguale periodo, quindi n deve essere uguale a 1, ma descritte in direzioni opposte. Questa è una cosa che Keplero sapeva benissimo. Quindi n deve essere meno 1. Straordinario. Con questi due movimenti, con questi due ingranaggi che ruotano in questo modo, sincronizzati in questo modo, abbiamo riprodotto un'ellisse. Deferente ed epiciclo di uguale periodo, n uguale 1, e raggio, ma descritti in direzione opposta. Quindi devo cambiare segno, meno 1, ma il raggio deve essere lo stesso. Allora, al posto di r uguale 2 metto r uguale 5. Vediamo che cosa accade adesso. E abbiamo ottenuto una retta. Deferente
ed è periciclo con periodo diverso, quindi possiamo mettere adesso un n diverso, e raggio, quindi anche il raggio è diverso, ma descritto in direzione opposta. Allora, vediamo un po'. Quindi il raggio deve essere diverso. Riproponiamo al posto di r 2. E poi in direzione opposta, con n uguale a meno 1 abbiamo già ottenuto l'ellisse, proviamo con n meno 2. Beh, incredibile, somiglia a un triangolo, però qui notate la presenza di una curva, si nota un arco, quindi non è proprio un triangolo. Però vediamo un po', se invece di r uguale 2 mettiamo 1.5. Ok, questo sembra un triangolo migliore di quello precedente. Che succede se invece di meno 2 ci metto meno 3? Qui notiamo ancora degli archi, ma se invece di 1, fatemi ridurre questo qui a 0.5, vediamo se l'approssimazione del quadrato migliora. E a questo punto proviamo a indovinare che cosa succede se invece di n uguale a meno 3 metto n uguale a meno 4. Chissà se esce un pentagono. Vediamo se è vero. E quindi abbiamo visto che con solo due circonferenze noi possiamo determinare una serie di traiettorie, tutte diverse e alcune probabilmente impreviste, come quelle di queste figure regolari. È facile comprendere che con due circonferenze, per quanto uno possa variare i raggi e le velocità angolari, si riescono a ottenere tutta una serie di traiettorie. Ma perché dobbiamo limitarci solo a due circonferenze? E qui vi mostro quello che si può ottenere con tre circonferenze, ognuna delle quali ruota con un proprio raggio e una propria velocità angolare. In questo modo, voi capite, si possono ottenere curve più complesse e che non si possono ottenere con due sole circonferenze. Quindi abbiamo maggiore libertà e possiamo riprodurre curve diverse. Ora vi mostro rapidamente qual è la curva che descrive questo oggetto. Potendo variare n, se ne ottengono altre. E queste qui, per esempio, non potevamo ottenerle con due circonferenze. E a questo punto qualcuno ha capito il gioco e dice perché limitarsi a 3? Non ne posso usare 4, 5, eccetera? E la risposta è sì. Con un numero maggiore di epicicli uno si riserva la possibilità di descrivere una maggiore quantità di traiettorie che non possono essere riprodotte con un numero di epicicli più basso. Prima di passare oltre, fatemi notare che dal punto di vista cinematico il vettore risultante R non è altro che la somma dei vettori R1, R2, R3, i quali abbiamo visto ruotano con velocità angolare diverse, e in generale l'angolo, se ci ricordiamo quello che abbiamo fatto a proposito del moto circolare uniforme, l'angolo che formano a un certo istante è la velocità angolare per il tempo più l'eventuale fase iniziale. Per cui la componente x del vettore r è la somma delle proiezioni dei tre vettori, e per lo stesso motivo la componente y del vettore risultante è la seguente. Abbiamo detto che possiamo osservare e studiare la traiettoria nel piano XY descritta dal vettore posizione R, oppure, come già fatto nel secondo video, possiamo limitare la nostra attenzione
esclusivamente alla proiezione del vettore R su uno dei due assi, per esempio lungo l'asse Y. Da questo momento in poi ci occuperemo soltanto di questa possibilità, cioè noi abbiamo il vettore R, somma dei vettori rotanti di questi epicicli, ma ci interesserà soltanto la componente lungo l'asse Y di questo vettore risultante. E che cosa accade adesso? Al variare del tempo, naturalmente il vettore posizione varia e contemporaneamente varierà la componente Y. E quello che notate qui è un grafico che mostra quello che potrebbe succedere alla componente del vettore R lungo l'asse Y. Per cui, se questo moto è periodico, risulterà essere periodica anche la componente Y. Prima di andare avanti, desidero che sia chiaro quello che sto cercando di fare, quindi ritorniamo di nuovo a GeoGebra. Quello che viene mostrato adesso è la stessa applet che abbiamo visto prima. Si possono ottenere diverse figure, diverse traiettorie a seconda della lunghezza dei due vettori e delle velocità angolari. Quello che voglio mostrarvi invece è come varia la componente Y del raggio vettore. Ed ecco qui che tipo di figura viene realizzata. Allora, avete visto che a mano che la risultante descrive questa traiettoria, la sua proiezione lungo l'asse Y determina questa curva, e questa curva è una curva, non so se l'avete notata, è una curva periodica, proprio perché questo moto è periodico. A seconda degli ingranaggi che sono riuscito a immaginare, dei raggi, delle velocità angolari, eccetera, io otterrò una funzione periodica se la traiettoria descritta dal raggio vettore è a sua volta una traiettoria periodica. Ora, il problema che mi pongo adesso è il seguente, ed è l'opposto di quello che abbiamo visto finora. Cioè, se io adesso disegno da questa parte una figura periodica, una funzione periodica di mio gradimento, per quanto stravagante essa possa essere, posso immaginare che esistano da questa parte degli epicicli fatti in un certo modo, con un proprio raggio e velocità angolare, e anche un numero di epicicli, i quali girano in maniera tale da riprodurre la funzione periodica che ho immaginato alla destra. Ripeto, io qui disegno una funzione periodica di mio gradimento e mi pongo il problema opposto, cioè quello di andare alla ricerca di come sono fatti questi ingranaggi che ruotano e che, mentre ruotano, riproducono la figura che io ho disegnato in modo arbitrario. La risposta a questa domanda la fornisce appunto il teorema di Fourier, il quale dice che se avete una funzione y di t ed è una funzione periodica di periodo t, allora questa funzione si ottiene attraverso questa somma. E questa è una somma infinita in cui ciascun termine è dato da queste relazioni. Su Wikipedia tu troverai più dettagli di quanti ho intenzione di dartene io, e qui troverai anche i limiti di validità di questo teorema. Ora, quello che proverò a fare nel seguito è mostrarti cosa c'entra questa serie di Fourier con quello che abbiamo fatto finora con gli epicicli.
questa espressione l'abbiamo già incontrata in passato e rappresenta la proiezione lungo l'asse y di un punto materiale che si muove di moto circolare uniforme su una circonferenza di raggio r e si sposta con velocità angolare omega, e omega, sappiamo, è collegata al periodo dalla famosa relazione omega uguale 2π greco diviso t. Φ è la fase iniziale. Ora fatemi usare la seguente identità trigonometrica, che è la formula di addizione degli angoli, chiamando alfa omega per t e beta è il nostro φ. Allora si può riscrivere in questo modo. Ora, il prodotto R per coseno di φ, chiamiamolo A, e il prodotto di R per seno di φ, chiamiamolo B. Quindi abbiamo dimostrato che questa espressione qui può essere posta in questa forma. Sono due modi equivalenti per ottenere la stessa quantità y di t. Questa quantità qui si chiama armonica. Allora, abbiamo visto che è presente un termine costante e poi una somma che si estende su infiniti termini, in cui compaiono termini in coseno e in seno. Questi qua prendono il nome di polinomi trigonometrici. Quello che ho fatto qui è stato riscrivere la serie di Fourier per alcuni termini fino a 3. In realtà abbiamo capito che questa serie si estende per quanto riguarda i coefficienti a n fino a infinito e lo stesso accade per i termini in seno. Allora, la quantità omega che compare qui è questa qui. Quindi notiamo la struttura dei termini in coseno. A parte il coefficiente A1, A2, A3, poi abbiamo la pulsazione che segue l'indice, nel senso che il coefficiente A1 ha pulsazione 1 omega, il coefficiente A2 ha pulsazione 2 omega, il coefficiente A3 ha pulsazione 3 omega e così via. Lo stesso appare anche per i termini in seno. Quindi qui abbiamo il coefficiente B1, poi un termine in seno di 1 omega t, il coefficiente B2 a termine 2 omega t e così via. Dovrebbe essere immediato riconoscere che questa quantità qui ha periodo t. Ma qual è il periodo di questo termine e di quest'altro termine, eccetera? È semplice. Abbiamo visto che omega viene moltiplicato da un numero intero e quindi qui ho scritto n, il numero intero, che a turno vale 2, 3, 4, eccetera. Omega è 2π greco diviso t, per cui n, invece di metterlo qui, lo porto qui sotto, e quindi ho capito che il termine n omega ha periodo t diviso n. Questo termine ha periodo t mezzi. Quest'altro termine ha periodo t terzi, eccetera. Lo stesso accade per questi altri termini. Se in generale ho una funzione che ha un periodo t1, dovrebbe essere semplice capire che anche la quantità 2t1 è un periodo per questa funzione, un periodo più grande, ma è ancora un periodo. Lo stesso 3t1, per quella funzione che abbiamo immaginato avere periodo fondamentale t1, è a sua volta un periodo, ma è un periodo anche 4t1. Perché sto notando questa cosa? Perché guardiamo questo termine. Questo termine, abbiamo visto, ha un periodo
pari a t mezzi. Ma se t mezzi è il periodo di questa funzione, lo è anche t. Guardate un po' questa. Il periodo di questa qui è t terzi, ma per quello che abbiamo detto, anche 3 per t terzi, cioè t, è a sua volta un periodo. E lo stesso discorso lo posso fare per tutti questi termini. E che cosa ho compreso? Ho compreso che tutti questi termini, in fondo, sono periodici con periodo t. La somma di infinite funzioni periodiche aventi periodo t mi produce una funzione che è a sua volta periodica di periodo t. Se vi ricordate che cosa dice il teorema di Fourier, se io ho una funzione f di t periodica, la posso scrivere in questo modo e posso già comprendere che in fondo questa qui è, per come è costruita, periodica di periodo t, lo stesso che aveva la funzione f. Ora passiamo a capire un'altra cosa, e cioè io posso sommare questo termine con questo, e poi posso mettere insieme questi altri due, e poi posso sommare questi altri due, e posso sommarli usando la tecnica che ho mostrato prima. Fondamentalmente questa coppia non è altro che un'armonica. Questa si chiama la prima armonica, si chiama anche armonica fondamentale. Quest'altro termine è ancora un'armonica. Quest'altro termine è ancora un'armonica. Ognuna di queste armoniche ha un suo raggio. È facile riconoscerlo, si tratta di radice quadrata di A1 al quadrato più B1 al quadrato. È lo stesso per le altre armoniche. Non solo, ma ciascuna armonica ha una sua fase. Quindi questa serie infinita di polinomi trigonometrici, a parte questo termine costante, è in fondo una somma di infinite armoniche. Ognuna di esse con un proprio raggio e con una propria fase. Mi determinano il raggio e la fase di ciascuna armonica. Qui vado alla ricerca di un coefficiente, poi per trovare gli altri si procede nello stesso modo. E come esempio prendo il caso del coefficiente A3, cioè di questo qui. Siccome sono interessato a trovare A3, allora faccio così. Moltiplico questa equazione a destra e a sinistra proprio per coseno di 3 A3. Allora scrivo per coseno di 3 omega t, poi moltiplico a 0 mezzi per coseno di 3 omega t. Poi moltiplico a 1 coseno omega t per coseno di 3 omega t. E lo stesso faccio qui, 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 qui. Moltiplico tutto per coseno di 3 omega t. Se fossi stato interessato a trovare A5, avrei dovuto moltiplicare tutto per coseno di 5 omega t. Se avessi voluto determinare B2, avrei moltiplicato tutto a destra e a sinistra per seno di 2 omega t. Perché facciamo così ancora non è chiaro, ma tra un po' si capirà. In questa diapositiva, vedete, ho esplicitato quello che ho detto prima. Adesso faccio un'ulteriore operazione. Integro ciascun termine, sia a sinistra che a destra, tra meno t mezzi e t mezzi, e integro naturalmente in dt. Quindi io qui devo scrivere integrale tra meno t mezzi e t mezzi dt. La stessa cosa faccio qui e lo stesso lo faccio qui. Quindi
Ora devo trovare questi integrali. Per chi sa calcolare gli integrali, questa operazione non è affatto complicato. Il problema ce l'ha chi ancora non sa come calcolare un integrale. Ma possiamo ovviare a questa difficoltà ricorrendo al significato geometrico dell'integrale. Chi mi segue lo sa già, è l'area della curva rappresentata dall'integrando, da questa funzione. Invece di eseguire i calcoli, quello che farò è mostrarti dei grafici di ciascuno di questi termini. In fondo tutti quanti hanno un andamento simile. E quindi ora, per semplicità, supponiamo che il periodo di queste funzioni valga proprio 2π greco, in maniera tale che omega vale 1. E quindi i termini in seno e coseno si semplificano e diventano seno di n per t e coseno di un altro numero per t. Qui invece di t sto usando x, ma è evidente la stessa cosa, quindi non dobbiamo preoccuparci. Ho detto che sono interessato all'integrale nell'intervallo di un periodo. E se osservo questa funzione proprio in un periodo, noto qualcosa di interessante, cioè questa funzione seno di nx per coseno di mx, per questi due valori 2 e 3, appare essere una funzione dispari. E l'integrale di una funzione dispari in un intervallo simmetrico rispetto all'asse y vale 0. Allora, che cosa accade? Ricordiamo che le aree che stanno qui sotto l'asse x, sono aree negative. Quelle che stanno al di sopra invece sono aree positive. E allora dovrebbe essere facile notare che questa funzione è una funzione dispari e quindi quest'area qui che è positiva va poi sommata a quest'area qui che è negativa e quindi il risultato è 0. Con queste due accade la stessa cosa, sono entrambe negative, ma dall'altra parte ve ne sono due identiche positive, per cui produce un'integrale pari a 0. Ritorniamo qui e questa caratteristica di questo tipo di prodotto accade per qualsiasi valore di m ed n. Anche in questo caso, anche se m ed n sono uguali, abbiamo a che fare con una funzione dispari. Allora, questo prodotto fornisce sempre una funzione dispari e questo dovevamo aspettarcelo perché la funzione seno è una funzione dispari, la funzione coseno è pari e il prodotto di una funzione pari per una funzione dispari dovevamo aspettarci che fosse una funzione dispari. Per cui questi termini, quando vado ad eseguire l'integrale, mi daranno 0. Quindi, quando vado a trovare A3, tutti i termini in B valgono 0. Dobbiamo capire che cosa succede quando invece ho termini in cui ho coseno di 2 omega t per coseno di 3 omega t. Allora, qui dobbiamo distinguere due situazioni. La prima è se m ed n sono uguali. In questo caso abbiamo 5 e 5, 4 e 4, 3 e 3. 2, 2, 1 e 1. E l'altro caso è quello in cui m ed n sono diversi. Allora, vediamoli in un caso semplice. Questo qui, m uguale 1, n uguale 2. Allora, qui abbiamo il prodotto di due funzioni pari e quindi la funzione complessiva sarà pari. Però, se ci fate caso, ancora una volta, l'integrale che andremo a calcolare risulterà essere 0. Vi lascio riflettere e arrivare da soli al risultato, cioè l'area che sta alla destra dell'asse y vale 0, così come vale 0 l'area che sta alla sinistra dell'asse y a causa della simmetria di questa funzione rispetto all'asse x.
per cui le aree positive e quelle negative si equivalgono. Proviamo ancora con m uguale 3. Questi integrali in cui abbiamo termini entrambi in coseno ma con m e n diversi daranno vita a un integrale pari a 0. Rimane il caso in cui m e n sono uguali e qui bisogna trovare l'integrale. Io posso farlo numericamente. Allora, come vedete, questo integrale è 3,14 eccetera. Questo 3,14 è proprio pi greco. Purché m ed n siano uguali, il risultato di questo integrale rimane sempre pi greco. Che cosa accade? In questa espressione anche questo termine vale 0, anche questo termine vale 0, quest'altro vale 0. L'unico termine che sopravvive è quello in cui c'era a3, il cui integrale mi ha prodotto pi greco. E invece da questa parte avevamo l'integrale del f di t in dt tra meno t mezzi e t mezzi. Quindi a3 è questo risultato, devo dividere tutto per pi greco. Se fossi stato interessato ad A5 avrei trovato un risultato simile, solo che al posto di 3 ci sarebbe stato 5. Se fossi stato interessato a A0 avrei trovato un risultato simile, solo che al posto di coseno di 3 omega t ci sarebbe stato coseno di 0 t, quindi avrei dovuto trovare l'integrale di f di t in dt diviso pi greco. E se fossi stato interessato a b5, per trovare b5 avrei dovuto ragionare nello stesso modo, ma avrei dovuto moltiplicare quell'equazione a destra e a sinistra per seno di 5 omega e rifare di nuovo l'integrale. Avrei trovato una formula in cui qui c'è b5 e qui poi c'è al posto di coseno, seno di 5 omega t. Quindi spero di aver giustificato, grosso modo, la presenza e la validità di queste formule. Grazie alla serie di Fourier abbiamo capito che è possibile ottenere lo sviluppo di una funzione periodica di periodo t esprimendolo come somma di infiniti polinomi trigonometrici di cui sappiamo quanto valgono le pulsazioni e i vari coefficienti a0, an e bn. E abbiamo anche visto qual è il significato geometrico della serie di Fourier, vista come somma delle proiezioni dei vettori rotanti sull'asse y. Prima di passare a vedere degli esempi, vorrei soffermarmi un attimo e tentare di capire che cosa abbiamo fatto dal punto di vista matematico. Vi ripropongo i risultati che abbiamo visto prima, e cioè, guardate un attimo, questo prodotto qui per n uguale m, perché abbiamo seno per seno, vale pi greco, ma ho messo pi greco qui sotto, quindi il risultato vale 1. Invece per n diverso da m questo prodotto fa 0. La stessa cosa accade per il coseno, quindi vale 1 e vale 0. E invece quest'altro vale sempre 0, indipendentemente da n e m. Allora, dal punto di vista matematico, che cosa è stato fatto? Qui non sono sicuro che riuscirò a spiegarmi, però il senso è questo. Noi in passato abbiamo visto che i vettori li abbiamo espressi con questa formula, dove A, B e C erano degli scalari e I, J e K erano a loro volta dei vettori particolari, li abbiamo chiamati versori.
Abbiamo poi inventato il prodotto scalare di due vettori che si ottiene sommando il prodotto componente per componente. Consideriamo questo vettore e poniamoci il problema: come faccio a trovare formalmente il numero B? Il numero B io so che è V per il coseno dell'angolo che il vettore V forma con il versore J, chiamiamolo alfa J. Però questa quantità qui, da un punto di vista formale, posso anche scriverlo come il prodotto scalare di V e J. In altri termini, guardate un po', se io prendo questa espressione e a destra e a sinistra abbiamo dei vettori e moltiplico scalarmente a destra e a sinistra per J, e l'ho fatto qui, che cosa trovo? Che questi termini valgono 0. E l'unico diverso da 0, e in particolare vale proprio 1, è questo qui. E quindi io trovo quello che già sapevo, cioè B è V scalar J. Questo cosa c'entra con quello che abbiamo fatto prima a proposito delle serie di Fourier? Quello che è stato fatto prima, e nessuno l'aveva detto, è immaginare che una funzione f di t o f di x, qualsiasi funzione, in un determinato intervallo, che è in questo caso di ampiezza t, possa essere immaginata come un vettore che ha infinite componenti. Questo vettore v di componenti ne ha 3. Una funzione ne ha infinite, uno per ogni valore della variabile indipendente t. Se guardate quello che ho fatto qui quando ho moltiplicato scalarmente per j ed è sopravvissuto questo coefficiente, allora forse si coglie il fatto che quei polinomi trigonometrici svolgono il ruolo svolto in questo caso da i, j e k, cioè quei polinomi trigonometrici rappresentano quella che si chiama base. E quei polinomi trigonometrici risultano essere anche ortogonali tra di loro. Perché ortogonali? Qui l'ortogonalità era riferita al prodotto scalare definito, come abbiamo visto in passato quando abbiamo studiato i vettori. Ora, nel caso delle funzioni e dei polinomi trigonometrici, il prodotto scalare si può definire, si può inventare ancora, ed in fondo l'abbiamo già usato, cioè il prodotto scalare, nel caso dei polinomi trigonometrici, è rappresentato proprio da quell'integrale. E quindi questa espressione qui è fondamentalmente identica a moltiplicare i due versori con il risultato di ottenere in entrambi i casi 0. E questo qui, che ci produce 1, e da un punto di vista formale è la stessa cosa che ottenere questo integrale in cui si può ottenere 1 soltanto quando m ed n sono uguali. Chi andrà all'università e studierà queste cose scoprirà che le funzioni possono essere immaginate appunto come vettore e a infinite componenti e non esistono soltanto i polinomi trigonometrici che risultano ortogonali e svolgono il ruolo dei versori i, j e k, ma esistono altri polinomi, tanti altri polinomi, tramite cui la funzione può essere scomposta e proiettata lungo questi polinomi. Ed ora finalmente passiamo a qualche esempio concreto. Vediamo come, a partire da una curva qualsiasi, si possano ricavare i coefficienti della serie di Fourier che abbiamo visto e come costruire poi gli epicicli, tutti quegli ingranaggi che messi in rotazione, abbiamo visto con velocità angolare omega, 2 omega, 3 omega, eccetera, riescono poi a riprodurre la curva stessa. Il primo esempio riguarda questa funzione.
è una funzione periodica nell'intervallo meno pi greco pi greco, ed è tale da valere h, h è questo valore, da meno pi greco a 0, e poi meno h nell'intervallo da 0 a pi greco. Allora, questa qui non è un esempio di funzione continua che abbiamo visto finora, ciò non di meno la serie di Fourier è in grado di riprodurre anche questa funzione piuttosto strana, che non è nemmeno continua. Ora devo andare alla ricerca dei coefficienti andando a calcolare questi integrali qui. Cosa che io ho già fatto, chi non sa come si calcolano purtroppo deve accontentarsi e aver fiducia nei risultati che io mostrerò. Si dimostra che a0 vale 0 e poi tutti gli altri an valgono 0, quindi i coefficienti dei termini dei polinomi in coseno valgono 0. E quindi in quella serie spariranno tutti i termini coseno. Invece saranno diversi da 0 soltanto i termini in seno e i coefficienti hanno questo valore, cioè bn vale 0 se n è un numero pari. E invece bn vale questo numero qui se n è dispari. Per cui se vado a scrivere i primi termini di questa serie troverò questo risultato. Naturalmente questo qui presuppone, non l'ho scritto, ma il numero 1. E quindi qui voi notate la presenza di velocità angolari che valgono prima 1, poi 3, poi 5, cioè sono numeri dispari. Questa serie quanti termini contiene? Infiniti. Allora, secondo il teorema di Fourier, se voi prendete infiniti termini costruiti secondo questa ricetta, voi avete l'approssimazione corretta per la vostra funzione fatta in questo modo. D'altra parte, capite che la natura umana mal si accorda al concetto di infinito e quindi quando abbiamo a che fare con l'infinito purtroppo non possiamo andare avanti. E allora che cosa si fa? Beh, in questo caso bisogna semplicemente accontentarsi. Invece di infiniti termini uno deve limitarsi a un certo numero di essi, a un numero finito. E quella che ottiene sarà un risultato esatto? Purtroppo no. Quello che si ottiene, se uno considera solo un certo numero di termini, i primi termini, è un risultato approssimato. Se uno avesse considerato qualche termine in più, avrebbe ottenuto un'approssimazione migliore. Allora, alla sinistra vi faccio vedere che cosa si ottiene quando si sommano i vari termini. Questa qui è la funzione di partenza. E poi con solo un'armonica. Qui avete due termini, i due termini significa questo qui e questo, poi qui ne avete tre, quindi avete sommato 1, 2, 3, quindi già vedete come questi tre termini, queste tre armoniche, già cominciano a riprodurre una sorta di funzione a scalino. E qui vedete quello che succede con 10 termini. Allora, aumentando il numero di termini, l'accordo diventa naturalmente migliore. Passo a mostrarvi una simulazione fatta in GeoGebra. Theta in questa animazione rappresenta il tempo. Il tempo varia nell'intervallo di un periodo. È l'animazione piuttosto lenta, però si capisce che abbiamo un solo moto rotatorio. È la prima armonica e alla destra abbiamo una funzione seno come dobbiamo aspettarci. E questa funzione seno non somiglia per nulla alla funzione che avevamo scelto all'inizio. Aggiungo un epiciclo. Ricordatevi che i raggi di queste circonferenze variavano con n come 1 su n.
Quindi il raggio di questo epiciclo è un terzo del raggio precedente, perché erano diversi da zero solo i termini con n dispari. In questa animazione notate che il cerchio piccolo ha una velocità angolare che è tre volte maggiore di quella con cui si muove la circonferenza più grande. E questo perché la prima ha velocità angolare omega, l'altra ha velocità angolare 3 omega. Però notate a destra che il grafico che viene riprodotto è ancora una pessima approssimazione di quella funzione a gradino. Miglioro l'approssimazione, introduco un altro epiciclo. Notate ancora che la circonferenza più piccola, quella verde, adesso ruota più rapidamente e ha una velocità angolare che è di 5 volte più grande di quella con cui ruota la circonferenza più interna. Adesso facciamo così, invece di 3 ne considero 15 armoniche. E allora vedete subito a destra che cosa succede. Si vede già meglio la funzione a gradino di cui parlavo prima. Allora guardate un po' come questi ingranaggi ruotano. Nella descrizione al video vi dirò dove prelevare questa applet in maniera tale che voi possiate giocarci. Premendo Set Random, voi generate a destra una curva qualsiasi e subito il programma determina gli ingranaggi, gli epicicli in termini di raggio e di velocità angolare per riprodurre appunto la curva che è stata disegnata a destra. L'esempio che vi propongo adesso è il cosiddetto segnale o funzione a dente di sega, perché vedete un po' questa curva, questo segnale somiglia proprio ai denti di una sega. Ancora una volta, se vado a calcolare i coefficienti nell'intervallo meno pi greco pi greco, scopro un'altra cosa curiosa, cioè che a con 0 ancora una volta vale 0, a con n vale 0. Per quanto riguarda b con n ho questo valore, quindi ancora una volta per qualche motivo sopravvivono soltanto i coefficienti dei termini in cui compare il seno. I termini in coseno spariscono, sono assenti. E tra un po' vi dirò perché accade questo. Vi mostro come sono fatti i primi termini di questa serie. Qui vedete la somma di questi termini e come una volta sommati riescono a riprodurre appunto il nostro segnale. E posso farvi vedere ancora una volta l'animazione. Allora, con 1 non riproduco assolutamente nulla, con 2 riproduco questo segnale. Con 3 trovo questo, con 4 trovo questo, con 5 questo, e così via. All'aumentare del numero di epicicli, notate che il segnale viene riprodotto sempre meglio, con un'approssimazione via via maggiore. E nel caso di n uguale 15, trovate questo segnale che comincia a somigliare davvero al nostro dente di sega. Ma ora proviamo a capire per quale motivo nei 2 esempi mostrati finora sono apparsi i termini b con n, mentre quelli a con n sono tutti uguali a 0. Il motivo risiede nel fatto che finora io vi ho mostrato 2 funzioni, ho fatto 2 esempi, che rappresentano delle funzioni dispari.
Le curve che ho immaginato, questi segnali, vedete, questa è una funzione dispari. Quella di prima, ancora una volta, è una funzione dispari. Nello sviluppo in serie di Fourier, siccome quella somma deve riprodurmi una funzione dispari, allora i termini in coseno, che fondamentalmente danno vita a una funzione pari, spariscono. E quindi sommerò solo termini in seno, ognuno di questi è una funzione dispari, e la somma di funzioni dispari periodiche mi danno ancora una funzione dispari. Se invece io partissi con una funzione pari, per esempio qualcosa del genere, e questa è una funzione pari, o qualsiasi altra funzione pari, accadrebbe proprio che saranno i termini b con n ad essere nulli e invece saranno diversi da zero solo i termini con a con n. In generale, invece, saranno presenti sia i termini con a con n e sia quelli con b con n quando la funzione non ha una parità definita, cioè quando non è né pari né dispari. E adesso vi mostro un caso, l'ultimo, ed è questo qui. Ho la funzione x più pi greco nell'intervallo tra meno pi greco e pi greco. Quindi il grafico è una parabola, una funzione fatta così, nell'intervallo meno pi greco, pi greco. E poi naturalmente si ripete. Allora in questo caso, già che la funzione non è né pari né dispari, avremo sia i termini in seno sia i termini in coseno. Ed ecco lo sviluppo di questi coefficienti. A con 0 vale questo qui, A con n è quest'altro e B con n è quest'altro, quindi esistono tutte e due. Avremo per esempio per i primi termini questa somma. Naturalmente questa qui continua all'infinito, per esempio l'altro termine, quello successivo, sarà, qui c'è il termine con n uguale 4, 4 lo metto qui, meno 1 elevato a 4 fa più 1, quindi qui devo scrivere più 4 su 16, quindi un quarto, quindi qui mi appare un quarto e poi coseno di 4t. E qui sotto che cosa c'è invece? Il quarto termine della serie in seno qual è? Allora, qui ci metto 4, questa prima parentesi mi dà più 1, poi c'è meno, quindi prossimo termine è negativo, qui ci metto 4, 4 diviso 4 fa 1, quindi è meno pi greco e poi c'è seno di 4t e così via. Ed ora passo a mostrarvi la simulazione attraverso epicicli della parabola che abbiamo immaginato prima. Sulla sinistra voi potete osservare il codice che si occupa di calcolare il raggio e lo sfasamento dei vari epicicli, e adesso posso scegliere in questo programma la forma d'onda, scelgo la parabola e adesso dopo ogni giro introdurrò un nuovo epiciclo. Allora vedete che a mano che aggiungo un epiciclo, sulla destra la funzione comincia a prendere forma. Ciò che dovete notare qui è che l'asse T, l'asse dei tempi, è diretto da destra verso sinistra, per cui la parabola tende a crescere verso sinistra. Passo ad aggiungere tanti altri epicicli. Ora ne ho una ventina e potete notare come si sia formata la parabola. Il passo successivo, una volta che uno ha imparato i numeri complessi, è capire come, con l'aiuto delle serie di Fourier, si possa riprodurre non soltanto, come abbiamo fatto oggi, una qualsiasi funzione periodica, ma addirittura una qualsiasi traiettoria.
Questo significa che attraverso le serie di Fourier uno potrebbe anche disegnare qualsiasi cosa. E quella che vi mostro adesso è un'animazione che è fatta con 30 epicicli, ognuno con un proprio raggio e velocità angolare. E allora vedete che tutti quanti, che questi ingranaggi determinano con il punto situato nell'epiciclo più esterno una traiettoria. Vediamo che cosa esce fuori da questa traiettoria. Dovrebbe essere evidente che si tratta del simbolo pi greco. Qui ho scelto pi greco, ma avrei potuto scegliere qualsiasi altra traiettoria. Quindi con questo metodo è possibile davvero disegnare. Voglio mostrarvi un'ultima cosa, e cioè quanto questo metodo sia potente in generale per ottenere anche delle relazioni matematiche a prescindere dalla visualizzazione geometrica che uno poi riesce ad affibbiargli. E cioè, immaginiamo un'altra funzione, e questa funzione è x al quadrato nell'intervallo da meno pi greco a pi greco. Quindi si tratta di una curva fatta così che poi si ripete. Se vado a calcolare lo sviluppo in serie di Fourier, trovo questo sviluppo. Quindi c'è il termine a con zero e poi, vedete, ho ottenuto questa somma in cui esistono soltanto gli a con n. Perché non ci sono i b con n? Perché la funzione x al quadrato in questo intervallo è una funzione pari e quindi rimangono soltanto i termini pari di quella somma. Ho guardato un po' questa espressione. Qui mi è scappato x, avrei potuto mettere t, ma non ha nessuna importanza se c'è x o t. Scriviamo i primi termini, esplicitiamoli un po'. E nello stesso tempo, al posto di x, mettiamoci pi greco. E qui dentro ci mettiamo pi greco. Vediamo un po' che cosa otteniamo. Si ottiene questa formula. Ora questa quantità la porto da questa parte e vado a calcolare coseno di n pi greco. Coseno di n pi greco al variare di n è meno 1 elevato a n. Il prodotto di questi due è evidente, mi fa 1. Se porto 4 da questa parte e semplifico, trovo questo risultato. Esplicito questa sommatoria perché si possa vedere meglio che cosa rappresenta. È pi greco al quadrato diviso 6 uguale 4 al quadrato e così via. Questa somma di infiniti termini vale proprio pi greco al quadrato diviso 6. E questo è un risultato fondamentale trovato da Eulero, che ha risolto un problema che all'epoca nessuno era riuscito a risolvere, noto come problema di Basilea. Per il momento è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, alla prossima!